il giorno e la notte. L'oscurità. Se anche voi rispettate la regola di non spegnere mai le luci, allora siete del Team Sandrop. Scrivetemi nei commenti se fate parte del Team Sandrop oppure fate parte del Team Moondrop. Guardatelo, mi sta già cantando una ninna nanna per andare a dormire. Che sonno, vorrei proprio spengere le luci. No, no Karin, tienile accese, accendile, accendile, accendile. Accesele, accese. Se siete del team di Moondrop, brutti cattivoni, anch'io, il mio preferito. Dovete sempre tenere le luci accese, almeno quando andate a dormire. Una lucina. Ti piacerebbe diventare Moondrop? Karin? Oh, io vorrei essere Moondrop. E guarda qui, ci sono anche i suoi pupazzetti. Sono bellissimi. Spegni la torcia, spegnila, che si consuma. Quale energia si paga? Oggi faremo l'avatar di Moondrop e faremo anche l'avatar di Sandrop. E quando diventerò Moondrop, giocheremo a nascondino e inseguiremo Karin. Questo è il mio personaggino, ma questo non vede l'ora che le luci vengano spente. E Karin mi sa che ha tenuto la sua torcia un po' troppo spenta. Guardate che bello questo Moondrop e vi dico subito come si fa. Con un affilatissima precisione, questo Long Wizardette costa soltanto 62 Bobux. È un cappellino pigiamoso con le mezzelune e con le stelline. Oh, no, non bisogna dormire. Qua bisogna star molto svegli. Ha anche una stellina come pompon. Il prossimo oggetto si chiama Clown Ruffles Blue, che costa soltanto 50 Bobux. Ed è proprio il collarino che ha Moondrop degli stessi colori. È perfetto. E per altri 50 Bobux abbiamo Dark Moon, la luna oscura, che è proprio... Dietro la maschera non c'è niente, ovviamente, neanche degli elasticini per tenerli dietro la testa. E questa è identica, è la maschera di Moondrop, è perfetta con le guanciotte tutte belle, che se una zia e una nonna viene lì e le strappa tutte, che vi rimangono grosso i denti e il sorriso. E poi ne ho un altro, ne ho messi due stavolta. Abbiamo Sleeping Cap Blue per altri 50 Bobux. Abbiamo quest'altro cappellino che è un pochino più piccolino. La gamba che ho preso, come potete vedere, ha le stelline come il pigiama di Moondrop, e l'ho presa solo per questo motivo. Aveva questa scarpa bellissima con il cornettino all'insù con una mezzaluna. E questa fa parte del personaggio che si chiama Jester Equinox, che è un pagliaccetto. E il tocco di classe Gold Stars and Moons Confetti per soli 66 Robux. Solo che questo non l'ho messo ancora. E infine, quello che stavate tutti aspettando, i vestiti. Moondrop FNAF Security Breach Shirt per soli 5 Bobux. E Moondrop FNAF Security Breach Pants per altri 5 Bobux. Sono molto in HD in gioco in realtà. Quindi ora entriamo con il nostro personaggio a fare uno scherzettino a Karin. Siamo entrati come Moondrop. Ma adesso lei non ci sente. Ma cos'è questa risata? Ma... Karin? Oddio, ma chi sei? Sono Moondrop. Ma via, via, vattene. Ah, la luce, la luce. No, devo scappare, me ne vado. Giochiamo a chi si nasconde meglio. Ti do 10 secondi. Inizia a contare da 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrivo. Che tu devo sia nascosto o meno, non importa. Guardate, ha lasciato anche delle orme. Sembra una papera. Dove sei? E lei dovrebbe dire qua, la papera. Queste luci accese non mi piacciono, quindi provvederò subito a spegnerle. Oh, l'asilo. Chissà dov'è Karin. Qui c'è Sandrop. Fratellino, come stai? Ma ci sono le luci accese. Dentro questo tubo forse. Vediamo se c'è nessuno. No, non c'è nessuno. C'è qualcuno dentro al tubo. Forse devo andare qua sopra per vedere chi c'è. No, non è così stupida. Forse è andata
qua? Si starà divertendo a nascondersi. Karin, vuoi dei biscotti gratis? Biscotti? Sì, voglio subito dei biscotti. Biscotti sono qui. Vieni sul giocattolo rosso. No, 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 non devo andare, non devo andare. Ah, ce l'avevo quasi fatta. Ponte di nuvole. Ma secondo voi si sta spaventando Karin? O sta tenendo il gioco? Magari lo sa che sono io. Qui dentro non c'è. Qua non c'è. Sapete cosa? Voglio farle un po' di paura, dato che Moondrop compare solo con la luce spenta. Quindi andremo dietro le quinte per spegnere la luce. Magari si è nascosta qui. Karin, sei per caso dentro questa casa? Ho un giocattolo di Moondrop. Ciao. Forse qui sotto? No. Ma se adesso dovessi spegnere le luci? Vediamo com'è diventato l'asilo. Vediamo, vediamo. Oh. Sì, luci spente. Karin, sto arrivando. Dove sei? Ogni volta mi fa spaventare questo Moondrop. Poi vi faccio vedere il confronto tra il Moondrop vero e il mio Moondrop. Sono uguali. Cerchiamo Karin con la poca batteria che mi rimane. Guardate quanto è inquietante questo Moondrop. Karin, sei per caso dentro a questo castello? Oh no, ho trovato il castello. Ah, sei nel castello allora. Sarai qui dentro? Sei fortunata che mi si è scaricata la torcia. E allora verrò a cercarla nel castello. Forse da qui? Qui sotto? Ah, t'ho trovata! Karin, vieni, ti spiego una cosa. Vieni qui, ti faccio vedere. Dai, sono io, l'avevi capito, no? No, non l'avevo capito. Sì, stavo, certo, spaventando e basta. Vieni qui e accendi la luce. Vieni qui, accendi. Oh mio Dio! Spaventoso, è vero. Tieni accesa la luce, che adesso facciamo il confronto. Devo dire che sono molto, ma molto simili. Adesso proviamo a mescolarci. E mi dici qual è quello vero. Va bene, noi ci stiamo mescolando. Moondrop, tienimi il gioco, devi mescolarti con me. Benissimo. Ora chi è quello vero? Quello a destra. No, 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 quello a sinistra. No, aspetta, quello a destra. Ah, la sto confondendo. Aspetta, qual era la domanda? Qual è quello finto? Qual è quello vero? Non mi ricordo più. Va bene, dai, sono io che salto, quello vero. Spegni pure la luce che mi stai accecando. Oh mamma, no, riaccendila, riaccendila, riaccendila. Andiamo a riaccendere tutte le luci. Aiuto, fa paurissima quel Moondrop. Ok, riaccendiamo tutto. Si è riaccesa tutta la luce nell'asilo. E Moondrop ancora... No, non c'è più. Abbiamo fatto sparire. Meno questo... male, mi sento più sicura adesso. Che cos'è? Ho sbloccato Huggy Wuggy. Non c'era nell'ultima volta. Abbiamo sbloccato una cosa dell'aggiornamento. Bene, ora che abbiamo fatto spaventare Karin, possiamo... Salve signorina. Salve. Ha bisogno di qualcosa? Questa è la reception. Ha bisogno di Sandrop? Una ricarica per la torcia, grazie. Ok, allora si giri un attimo dall'altra parte. Benissimo. Non guardi, mi cambio subito. Sandrop, puoi uscire. Ora che abbiamo fatto spaventare Karin con Moondrop, possiamo pensare a qualcosa di più acceso, qualcosa di più luminoso. E stiamo proprio parlando di Sandrop. Eccolo! È bellissimo, ve lo faccio subito vedere come si fa. The Mask of Midsummer, la maschera di mezza estate. Costa soltanto 65 Robux, ma non è obbligatorio prenderla. Quella obbligatoria da prendere, che è la regola numero uno di Sandrop. Mai spegnere le luci non si spengono mai. Con un bel sorriso scintillante, coi dentini fanno tling. Happy Sunflower Mask costa... Ma perché hanno questa precisione nel Bobux? Costa 51. 51 Bobux. Poi abbiamo il collarino, che è esattamente come quello di Sandrop. Un collarino che si chiama Clown Ruffles per soltanto 50 Bobux. Una testa robotica con i fili di fuori, che è giusto così che serve a Sandrop, perché è un robot, è un animatronics in realtà, e costa soltanto 52 Bobux. Oggi ci divertiamo, non mi vogliono dare il 50 preciso. E finalmente siamo arrivati alla parte in cui
ci sono i vestiti di Sandrop e Moondrop. Sandrop FNAF Security Breach Pants, 5 Bobux. E San Animatronic FNAF Security Breach, 5 Bobux. Detto questo, entriamo e andiamo a salutare Karin. Ci siamo cambiati? Se volete che la mia faccia da così diventi così, dovete lasciare un bel mi piace. E poi dirmi se siete del team Sandrop o del team Moondrop, se preferite il giorno o la notte. Io preferisco la notte. Ma ora, sì, calma. Sta suonando il campanello. Sandrop è arrivato. Come potete vedere è identico a quello dietro. Puoi girarti, Karin. Guarda, oddio, chi c'è. Sì, sono proprio io. Un po' più bassino, però sono proprio io. Adesso mi metto qua, guarda quanto sono alto. È un baby Sandrop. Bello baby Sandrop. Abbiamo fatto baby Sandrop. Adesso, io prima ti ho cercato. Facciamo che mi cerchi tu? Sì, adesso ti cerco io, dai. Va bene, allora diventa tu Moondrop. Conto fino a 10, sei pronto? Sono prontissimo. Vai, faccia il muro, Anzi, faccia la nuvola. Vai. Conta, uno, conta. Due, oh mamma, dove mi nascondo? Dove mi nascondo? Non la so, quattro, cinque, sei. Aspetta, sette, rallenta. Otto e mezzo. Sì, bello, mi è piaciuto 8 e mezzo. Nove e un quarto. Sì, dieci. Va bene, ok, è arrivata. Sto fermo. Saliamo sullo scivolo e vediamo se troviamo Sandrop. Okay, stiamo nascosti. Nah, qui non c'è nessuno. Sandrop, vieni fuori, c'è una nuvoletta per te. No, una nuvoletta, mi tenta la nuvoletta. Non mi dite che no, sei nascosto, no, dove ero nascosta io, eh? No, no, non so. Sì, sono lì. Ha detto di no, quindi non andrò a trovarlo lì. Oh no. Cerchiamolo da qualche altra parte. Aiuto! No, no, non vale, mi sono incastrato. Lo sento che sta parlando. No! La sua voce proviene circa da qua. No. Aspetta. L'ho trovato. Dove sono? Non ti vedo più. Dove sei andato? Hai barato. Non mi dire che hai barato. No, non ho barato. Hai barato, maledetto. Sono dove sei giocato? Sei andato al teleport. No, ma scoperto. Va bene, ma se proviamo a fare le luci spente? No, dai. Va bene, facciamo che siamo uno pari. Una volta hai vinto tu, una volta ho vinto io. Ok. Se ti ho aiutato facendoti vedere due avatar che non conoscevi molto belli, metti un bel mi piace. E ricordati, tieni sempre le luci accese. Scappa, Sandrop, scappa! Moondrop, scusami. A volte ho delle crisi di personalità. Ciao!